si stanno tutti chiedendo quali siano state le ragioni del doppio tracollo del centrodestra, diciamo, della coalizione che governativa. Hanno smosso tutta una serie di sondaggisti, stanno facendo delle indagini, stanno correndo dietro all'assurdo. La realtà è quella che abbiamo visto, le ragioni, ma sono molte, sono molteplici, ma fondamentalmente vorrei indicarne un paio. Quando, con tutto il rispetto della infermità, l'onorevole Bossi chiude il pugno e dice di fronte alle televisioni: abbiamo l'Italia in mano. L'Italia in quel momento rabbrividisce, in quel momento è terrorizzata, in mano ad una persona che purtroppo è in quella situazione e in quella condizione. Ed ancora, quando tutto lo staff dell'esecutivo in allineata, in fila, appecorata, come dico io, fa le gomitate per mostrarsi fedele e declamare: non vado a votare il referendum. Qualcuno dice saranno inutili, sono inutili, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sappiamo tutti cos'è l'italiano, è un bastian contrario. Dici di non fare una cosa, la fa, dici di fare una cosa, non la fa. Ed ancora, finché si presenteranno nelle televisioni, nei talk show, eccetera, gente rissosa, paradossalmente irata, tipo Sciacquadani o roba del genere, tipo La Russa, tutto questo crea della instabilità, caro maestro del marketing, professore luminare della comunicazione, onorevole Berlusconi. Lei avrebbe dovuto impedirlo. No. Ha fatto l'impossibile per avviare questa gente alla rovina, e nella rovina ci è cascato anche lei. Ed ancora, quando si muove contro certe, come dire, nelle televisioni delle serate, tipo Santoro, eccetera, e lo attacca in tutte le maniere, è paradossale. Perché questo va contro gli interessi degli italiani. La RAI è un ente pubblico, è retto dalle sottoscrizioni degli abbonamenti, e lei fa in modo da allontanare quelle trasmissioni che portano valori pubblicitari e quindi rinsanguano le casse della RAI medesima. E quando ancora lei se ne va in giro a continuare a fare delle battute, francamente, me lo conceda, idiote, come sta facendo, l'ultima l'ha fatta ieri l'altro, e lei insiste sul bunga bunga, lei ha pensato di buttarla in barzelletta, ma la gente l'ha presa sul serio la faccenda, glielo sta dimostrando, gliel'ha dimostrato, lei non minimizzi. A questo punto lei sta perdendo, è come un secchio bucato, è diventato un cestello, sta facendo acqua da tutte le parti la sua coalizione, mi ci levo il cappello, tanto che la situazione ora è rossa, l'abbiamo già visto tutti. E allora, ha fatto dei grossi errori lei, hanno fatto grossi errori i suoi dipendenti, hanno fatto tanti errori i suoi alleati. Bossi dice: se perdiamo la colpa è di Berlusconi. Berlusconi dice: se perdiamo non è colpa mia, è colpa di Tremonti. Avete perso, la colpa è di tutti voi. Avete perso. Ora, intelligentemente, ma ne dubito, dovreste trarne le giuste conclusioni. Dovreste con un po' di dignità, salvate magari questa, prendere atto e dire: abbiamo sbagliato. Noi ci prepareremo per un eventuale ritorno al potere, ma poi smettiamo di chiamare potere. Il termine più giusto è: ritorneremo a permettere agli italiani di avere un futuro più sereno. Perché
potere ce l'avete avuto voi e soltanto voi e basta. Non l'avete condiviso con nessuno se non con i vostri accoliti ai quali avete dato prebende d'ogni genere, avete permesso malversazioni di ogni genere semplicemente per tenerli legati al carro. Ma quando il vincitore diventa perdente e scappano tutti dal carro, e le faccio la più classica delle similitudini, quando la nave affonda i topi sono i primi a salvarsi e i suoi topi stanno cercando tutti di salvarsi. Arrivederci.